Buongiorno. Mi sembra che quello che abbiamo sempre dichiarato e urlato al vento in questi ultimi 4-5 mesi non possa essere che questo. Con il che si dimostra, perché la dimostrazione tu ce l'hai sempre, ce la vai a cercare, e questo è un quotidiano che la dimostrazione la va a cercare, che tu c'hai, quando c'è un progetto, una progettualità politica, dietro ci sono sempre... Ma soprattutto una strategia nel tempo. Esattamente. Allora, cosa succede? Il miliardo che gli ha dato Matteo Renzi alla Glaxo è un fatto. La visita negli Stati Uniti di quasi un mese dell'Italia. Un ministro, visita di un ministro della Repubblica con il direttore generale dell'AIFA per un mese negli Stati Uniti a seguire un corso della Glaxo, sì. Non è che sono fatti così estemporanei, ci hanno un sequel logico. Allora, volevo appunto dire che capire la politica significa capire la verità. Capire la politica significa andare a vedere quali sono le finalità. E qui noi abbiamo, vedi caso, la coincidenza di due finalità. Non è solo questa. Non è solo per fare gli interessi della lobby, ma è anche per favorire la decrescita degli italiani. A favore di chi? Degli immigrati, degli importati, esatto, clandestinamente. Questo. Tant'è vero che queste facce dei stronzi che stanno qui sono sempre loro, fanno parte del vecchio establishment comunista della capitale, che campa alle spalle dei... Oh, la Cirinna! Sono tutti uguali. Tutti e due? Tutti e due. Ah, ecco, non l'avevo visto, non l'avevo fatto caso. Bene, finalmente qualcosa comincia a drizzarsi. Perché lei è in condizione di capire? Come? Fanfulla da Lodi. Certo. Cantala. Era ignara di fanfulla la casta alabarda, ma vedendo pelosa Bernarda prese il brando e si mise a pugnare. Ecco, questa è fanfulla da Lodi. Ecco qua anche, fanfulla. Hanno visto la Bernarda, esatto. E i giudici incominciano a pugnare. Beh, questa è una Bernardina che te la potevo consigliare 50 anni fa, adesso la possiamo lasciare al tuo destino. Il sorriso è da demente, con la testa leggermente inclinata, sì. Esattamente come la signora Lorenzin, sì, tutte né due, più né meno, sì. Quasi fotocopia. Lui regge bene il collo e devono per forza declinare la testa. Allora, e questo c'è un'altra cosa molto importante, perché mentre noi stiamo combattendo su cose molto importanti, che cosa ti fa il cardinale Biffi? Leggi quell'ultima. Camionista in fuga. Beh, quando stringi troppo, quando tiri la corda troppo, come dicevamo prima, ci stavano riprendendo, Benissimo, siamo felici. Allora, il cardinale Biffi. Guarda a sinistra. Sì, sì. Il cardinale Biffi, sono loro, no? Sì, sì. Quelli che stanno lì, noi prendiamo noi stessi e loro riprendono. Il cardinale Biffi giustamente ha detto: oh, ma che vogliamo scherzare? L'ultima cena è il martedì, mica il giovedì. Dice: ma cazzo, ma l'hanno impiccato il venerdì? Dice: no, l'hanno crocifisso il venerdì. Mamma mia, si sono sbagliati due giorni, di tre giorni. L'ultima cena, adesso cosa faranno? Adesso sarà un grosso problema, perché sai, i problemi non ce li sono nell'ambito della Chiesa. I problemi non ce l'hanno. Dove li mettiamo tutti questi preti pedofili? Se l'ultima messa, l'ultima... Sai come si diceva quello di che cos'era? Sai che si diceva quello che dice, ma perché è l'osso sacro, no? Perché un osso lo chiamano sacro? L'osso sacro? Sì. Perché assiste alla messa in culo. Bellissima. Allora andiamo avanti.
Questa è stupenda. Allora, marciano a favore dell'aborto e fanno la guerra agli anziani. Ma trovate no, che... Leggiamo la didascalia. La CGIL scende in piazza per chiedere di cancellare i medici obiettori. L'Istat segnala che l'assistenza sanitaria per chi ha più di 75 anni è fra le peggiori in Europa. Due segnali di un paese impazzito. Come dicevamo noi, ma non è impazzito, semplicemente non è chiarito il vero intento e la volontà, perché una volta che intento e volontà sono chiarite, è chiarissimo ed è logico il pensiero e la strategia. Esattamente, esattamente, le cose stanno esattamente così. Allora, penalizzati gli anziani, penalizzati i giovani ai quali non si dà il permesso di avere dei figli, questo è lo scopo. No, importano immigrati dicendo che noi siamo poco prolifici. Esattamente. Ma non dico di tutto per... No, ma il bello è che poi danno l'assistenzialismo monetario a quelli immigrati clandestini e a quelli che hanno, nonostante tutto, hanno fatto dei figli, glieli sottraggono perché dicono che non sono capaci di educarli bene perché sono poveri. E quindi invece di dare i 335 miliardi alle case famiglia, cosiddette case famiglia, dessero 35 miliardi alle famiglie povere che ne aiutano 10 volte tanto. Esattamente, bravissimo, che sono case di reclusione e di deturpazione. Da noi denunciate innumerevoli volte. Allora, io parlando così, ricordo un film che mi impressionò molto e che vidi nell'immediato dopoguerra. Sto parlando del film che vidi in una sala parrocchiale a Ravenna nel 1946 e dove il personaggio principale era un prete che andava a riscattare questi poveri ragazzi che stavano nei correzionali e di cui dove nascevano e si sviluppavano tutti i criminali. E ricordo anche che lì vidi per la prima volta quel famoso attore piccoletto Mickey Rourke. No, ha fatto i film da gangster fino a quando è morto. Esattamente, Mickey Rourke. Non è quello, Mickey Rourke è quello che ha fatto il film su vabbè, non ce ne frega niente, andiamo oltre. Su Casanova. No. Comunque questo era un famosissimo attore degli anni 30. Sì, che ha recitato fino a 70-80. Esatto, ultra miliardario, perché era piccolino oltretutto, che non so quante mogli ha avuto. Allora, scandalo BPDU. Ah, ieri sera ho visto in una delle televisioni più scrause possibili, sì, perché non c'era niente da nessun film decente da nessuna televisione, canale televisivo, ho visto, mi sembra su canale 10 o 12, una cosa del genere, un film che si chiama Il Cortile con Peppino De Filippo e il fratello, in cui faceva vedere un film educativo, in cui faceva vedere la storia di un ragazzo di 14 anni in un correzionale che scappa dal correzionale perché vessato dai vari superiori, e sì, viene poi accusato, è uscito una volta fuori, di aver rubato due candelabri d'argento, invece poi riesce a provare attraverso l'aiuto degli amici, e lì diciamo un film diciamo moralista, ma puramente moralista del 55. C'era anche Totò Scometto. No, c'era l'attrice Marisa Merlini, c'era Raffa Vallone e qualcun altro che adesso mi sfugge. Allora, eccole qui. Già nel 2012 gli uomini della vigilanza sapevano tutto della politica illegale dei prestiti baciati, il crack doveva essere evitato. Beh, vabbè, ma che domande. Ma che domande, intanto lo dicono. Che affermazioni, cioè che domande. Altri non lo dicono, poi andiamo avanti. Cominciamo a stringere. Sì, ce l'avevamo. Ecco, una marcia contro i medici obiettori, lo facciamo vedere di nuovo, perché è importantissimo. Va bene, adesso voglio ricordare... No,
bisogna dire non tanto quello, ma quanto la bassezza che ha raggiunto la criminalità messa a capo del dissenso. Sì. Cioè la CGIL, che dovrebbe essere qualcosa contro il potere da sempre, perché quello è, diciamo, il tutore che tutela i diritti delle minoranze o degli oppressi, dei meno abbienti, no? E invece si mette dalla parte delle multinazionali della finanza. Esattamente, è la di finanza una... della farmaceutica, della farmaceutica, Big Pharma, la stessa cosa. Certamente. Oh. Cioè è una cosa veramente. No, ma mi è venuto un lapsus mentis, diciamola bene, va, se no sembra che siamo ignoranti. No, perché noi, lapsus mentis, noi che siamo persone molto colte, sappiamo che la parola, questa frase, lapis significa pietra, era utilizzata da un noto comico che sfarfugliando le parole, utilizzava la parola Un po' come ha fatto anche Gigi Proietti in tanti suoi sketch, o quell'altro famosissimo inizio secolo, che Frassica, Frassica non mi è mai piaciuto, però quell'altro è morto drogato, Pirandello, quello che cantava per fare la vita meno amara, non Nino Manfredi che l'ha rifatta, Petrolini. Ah, ecco. Petrolini. Un grande che... Gasto che... Allora, no, stavo dicendo con il guanto a penzolone. Allora, no, aspetta, quindi ho fatto una serie di salti di palo in frasca della guaia. No, stavo dicendo niente. Lapsus mentis, no? Sì, lapis che è stato utilizzato, dicevamo, di queste cose, ma ormai l'abbiamo già detto. No, era per un altro motivo che io ho richiamato sto fatto. Stavamo dicendo ancora prima? Non era il lapis nitido. No, prima tu stai. No, stavi dicendo un'altra cosa. No, vabbè, non me lo ricordo. Vabbè, è lo stesso. No, era ecco, parlavamo della CGIL, sì, che ho detto, diciamo erroneamente, che difendono la finanza internazionale, sì, in questo caso. In questo caso è la finanza della Big Pharma, ma nell'altra situazione analoga degli ultimi tempi, la CGIL, come gli altri due partiti della triplice, hanno difeso la grande finanza contro gli interessi dei loro tesserati. Dal 1945 oggi, queste grandi organizzazioni sindacali che sono nate con la morte strana, molto strana, di Bruno Buozzi, ricordiamolo hanno sempre fatto l'interesse del grande capitale contro i sindacati autonomi, ne parlo io, contro i sindacati autonomi, contro i tesserati dei loro stessi sindacati, esattamente, contro i tesserati loro, così imparano a tesserarsi con quei diritti. No, ma il bello è che questi cazzo di cazzabuboli, come diciamo a Roma, di tesserati, di operai, impiegati o quant'altro, che dovrebbero vigilare sul comportamento di questa classe dirigente inamovibile, che immediatamente, come vengono dimessi, diventano onorevoli, diventano parlamentari e ministri. Che giri di soldi c'ha? 4.000 miliardi di 5.000 miliardi di immobili con relativi redditi rubati ai sindacati fascisti. Allora, questo è un altro molto importante, perché è scritta da un noto magistrato cattolico, ex magistrato di Ravenna, Francesco Mario Agnoli, eccolo qui. E questo qua, che è anche ugualmente bello, non sono più i mangiapreti di una volta, eccoli qua. Nostalgia canaglia, mi piace. E siccome noi siamo i mangiapreti di una volta e di oggi, queste cose non abbiamo cambiato tenore. No, noi. Appunto, registro. A questa merdaccia qua le facciamo vedere per quello che sono. E questo è molto importante, eccolo qui. Sberla a Zaia, ma noi ci aspettiamo che Zaia abbia delle altre frecce. Ha già detto che farà intervenire con Consulta. Esattamente. Allora, questa è una cosa, l'altra cosa è l'ultima, queste sono due, questo è il primo. Vabbè, cosa vecchia. Ah! Beh, Casini sappiamo che è stato fino a qualche tempo fa genero
sì, di uno dei gestori del Banco di Santo Spirito, poi diventato Unicredit. Quindi interessato in prima persona, ne ha fatte di tutto e di più, quindi, tanto che la moglie non ha cacciato di casa. Beh, l'azzurra si è rotta le palle, è diventata nera. Allora, anche questo è importante, questo titolo qua, questo è sottolineato. Beh, l'abbiamo denunciato una settimana dopo del suo nomina, l'abbiamo denunciato per tutta una serie di reati che secondo da lui compiuti. Da lui già compiuti prima, esatto, e continuati nella, esatto, sua azione delinquenziale tuttora. E questo è sempre più cosa, pesante, sempre più grave. Cosa. Il guaio è che la gente non capisce la realtà nel divenire. Certo. Vede gli eventi con fermi, certo, immagine, con fermi immagine, per cui attraverso il fermo immagine non capisci tutte, diciamo, le varie fasi successive per arrivare da una fermo immagine questo all'altra. Questo è l'importanza di conoscere la storia e avere una mentalità. Quindi si rappresenta, no? Una immagine e quella non la correlano con, esatto, le altre precedenti e successive. Quello è il criterio e questo è l'utilizzo della televisione, oltretutto, che ti fa apparire reale ciò che non lo è. E qui abbiamo questa cosa molto importante, voglio far vedere, ed è questa, che per me è molto importante. Casini comanda la commissione che lui è si troppo fa bella, è come se Frank Tre Dita facesse le indagini sulla mafia. Allora, no, assieme a Frank Quattro Dita, perché la quarta sarà fine del culo tra di loro. Allora, attenzione. Adesso io vi leggo le persone che fanno parte di della questa commissione, cioè quelli che ci interessano a noi, e vedremo che cosa tireranno fuori. Renato Brunetta, Forza Italia. Buona. Giorgia Meloni, Fratelli buono d'Italia. Buono. Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle. Buona. Carlo Sibilia, buono, Movimento 5 Stelle. Bruno Tabacci, Centro Democratico. Alessio Mattia Villarosa, Movimento 5 Stelle. E per quanto riguarda invece i senatori abbiamo Andrea Augello, sappiamo chi è, vediamo se Andrea Augello. Allora dopo lo chiamo, Villarosa, lo chiamo e gli dico, me lo dai questo articolo che dopo lo chiamo, sì, anche quell'altro. Con piacere. Anche no, la Ruocco. Aspetta un minuto che sentiamo quali sono le decisioni, sentiamo poi agli atti cosa hanno detto queste persone. Allora, Andrea Augello, ex sindacalista della CISNAR, vediamo chi cosa fa. Paola De Pin, che bisogna vedere se Paolo De Pin prenderà. E allora ci entriamo anche noi in gioco. Esattamente, allora, e per quello volevo leggere questo. Noi abbiamo molta stima di Paola De Pin. Gianni Pietro Girotto, Movimento 5 Stelle, Carlo Martelli, Movimento 5 Stelle, e Paolo Tosato, Lega Nord. Dopodiché questa rassegna stampa l'abbiamo finita. Vi faccio vedere un'ultima cosa se vi va, perché magari è l'ultima cosa che va detta. Sì, no, è praticamente è tutto. Pensavo di basta, dire. Basta, andiamo. Basta. Sì. Allora, ricordiamoci che il buon Casini è stato cacciato dalla moglie. Perché l'ha trovato che scopava con la cameriera. Tanto che non lo stava pigliando in culo, questa è la cosa importante. Da buon democristiano come. Allora, e con questo abbiamo detto tutto. Che altro potevamo dire? Abbiamo fatto una bella rassegna stampa. Qui, in questo luogo, dove furono ghigliottinati Montanari e Tardini. Anno Domini 1832. 1821. Ah sì, è vero, 1821, sì. Accusati senza prove. Ma accusati poi di una banalità. Sì, no, beh, insomma. C'erano stati due morti. No. Avevano pugnalato o avevano fatto pugnalare uno spione. E generalmente agli spioni si fa bene a dargli la pugnalata, no? Allora, andiamo? Con andiamo, questo ragazzi. Sempre so long, sì. E alla prossima tornata. Allora,